Salve a tutti ragazzi, bentornati qui da PUBG Games. Oggi siamo con un nuovo video, siamo con un nuovo videogioco e si chiama XCOM 2 ragazzi. Questo videogioco si basa su turni in strategia in tempo reale. Abbiamo a disposizione due turni per aggirare il nemico per poi sparargli addosso, perché più lo troviamo diciamo scoperto e prima abbiamo, cioè prima abbiamo più mira rispetto a quando sta riparato sul posto suo. Ogni personaggio ha una sua tipo di abilità. Abbiamo a disposizione 4 personaggi all'inizio, poi dopo possiamo aumentare di altri 2 personaggi, e in una squadra abbiamo 4 soldati a missione. Allora, ogni personaggio ha una sua tipo di abilità. Abbiamo il cecchino, abbiamo l'assalitore, abbiamo il mitragliatore, sarebbe il supporto. Poi abbiamo lo specialista, che ha il suo drone a portata di mano, che può curare, può attaccare, può addirittura disabilitare. E su questi 4 soldati ognuno ha una sua abilità e ha un suo grado da sbloccare. Come per esempio il cecchino, se viene colpito lui può rispondere con la sua pistola. Ha una sua tipo di abilità, come per esempio che può sparare 2 volte. Oppure ha un altro tipo di abilità, che è il suo sistema di guardia. Lui, una volta attivato questa guardia, quando un nemico passa nella sua fascia di traiettoria, automaticamente reagisce addosso all'avversario. Alle volte ci acchiappa, alle volte non ci acchiappa. Poi invece l'assalitore, che in pratica sarebbe il ranger, e questo ranger ha sia il mitra e sia una spada, e la spada è molto potente in base al tipo nemico. Per esempio, noi adesso abbiamo un nemico che è qui dietro la macchina. Se noi usiamo la spada possiamo ucciderlo tranquillamente, ma allo stesso tempo dobbiamo stare attenti perché chiudiamo il turno una volta fatto questa azione. Porca troia. Allora, sempre sul ranger invece, dopo aver sbloccato un tipo di grado, noi possiamo addirittura colpire il nemico quando si trova nella nostra area di zona di attacco. Quindi in sistema di guardia lui reagisce automaticamente e toglie 3-4 danni. Poi abbiamo anche invece il supporto, che adesso non mi ricordo come lo chiamano, ha a disposizione il mitragliatore e il lanciagranate. Poi invece il personaggio con il drone può avere l'abilità di curare, l'abilità di rianimare, l'abilità di attaccare un nemico, come state vedendo in questo gameplay, l'abilità di disattivare per 2 turni i robot, che come lo vedrete anche sempre in questo gameplay. E lo scopo di questi alieni è che in pratica loro che fanno? Rapiscono gli umani per poi metterli nelle vasche, come in pratica li buttano dentro le vasche e creano nuovi modelli come questi nemici che state vedendo ora, che sono delle specie di mutanti, roba del genere. Comunque sono alieni. In teoria adesso hanno già conquistato il mondo, noi stiamo di nuovo riconquistando il nostro mondo, ecco.
E vi devo dire, ragazzi, che ha una bella storia, ragazzi, eh? Cioè, ha una buona trama e devo dire che merita molto questo videogioco. Il primo è stato fantastico e il secondo, giocandoci, è ancora più spettacolare, perché rispetto al primo ci sono molte, molte più opzioni rispetto al primo su cui giocare. Come state vedendo, per esempio, questo qui del computer non esisteva, disattivare i robot non esisteva, pure il ranger non esisteva, il soldato con lanciagranate non esisteva, oppure il fuoco di ritorno con il cecchino non esisteva. Hanno aggiunto un bel po' di cose, ragazzi, un bel po' di cose. E poi non è che abbiamo solo questo tipo di gameplay. Oltre a questo, noi abbiamo anche una navicella dove ci sono dei posti da sbloccare per poi mettere delle attrezzature come l'ufficio sperimentale, il laboratorio ingegneristico, che serve a farci creare le bombe, armi, eccetera. Poi abbiamo anche, possiamo anche mettere un'altra sala laboratorio dove possiamo dare il potere al nostro soldato, potere psionico, che possiamo controllare il cervello dei nemici, oppure aumentare, oppure essere, oppure fare in modo che sia immune a tutta la squadra. E poi, oltre a quello, dobbiamo e le cose principali da tener conto per poi creare queste armi, queste officine, dobbiamo tener conto alle riserve. Ci sono, in pratica, per accumulare queste cose ci sono degli obiettivi da prendere, tipo le riserve, le galliere, leghe, i dati, per esempio, ragazzi, quelli servono per aumentare il nostro radar per poi capire dove stanno i nemici, che serve a proteggere meglio il posto in cui abbiamo conquistato. It's really a blue sky. It's like a white moon.
Questo che state vedendo ora, dove sta scritto promuovi e questa lista qui, questi sono i gradi da cui far sbloccare il nostro soldato. Possiamo, addirittura ragazzi, possiamo personalizzare il nostro soldato. Capelli, abbigliamento, fucile, scarpe, gli possiamo mettergli la sigaretta in bocca, il sigaro in bocca. Oppure ci sono, c'è la maschera di la maschera quella da hockey, ecco, no, di Jason da hockey. E niente ragazzi, per adesso questo video finisce qui. Vi spiegherò meglio per i futuri video, spero che vi piaccia. Nel caso spolliciate, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, e alla prossima. Ciao.